ci seguono anche attraverso la nostra pagina Facebook hanno visto il motivetto che abbiamo postato tra rose e fior vedo arrivare. Perché? Perché si parla di matrimoni. Domani abbiamo un appuntamento, un'intera giornata dedicata ai futuri sposi. Chissà che tra i nostri ascoltatori non ci siano proprio persone che hanno preso la decisione qualche tempo fa e adesso sono nei preparativi, qualcuno che la sta prendendo proprio adesso. Come si organizza un matrimonio, quali sono le location, quali sono i tempi, quante cose ci sono da fare. 100% nozze open day domani nel complesso di Villa Durazzo Santa Margherita Ligure. Per parlarne oggi abbiamo due ospiti che vado subito a presentarvi. Dunque, Clara Bigaretti, fotografa, buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo una wedding planner, Raffaella Rimassa. Buongiorno Raffaella. Buongiorno. 100% nozze, dicevo, c'è un po' tutto il mondo del wedding racchiuso in una giornata dove i futuri sposi vanno e prendono un sacco di informazioni. Moltissime informazioni, direi che hanno la possibilità di entrare in contatto con i migliori professionisti del wedding e quindi invitiamo gli sposi chiaramente ad approfittarne. Lì troveranno parte wedding planner, troveranno un'installazione fotografica, una mostra di un'esposizione di abiti da sposa, troveranno naturalmente capuro ricevimenti con il banqueting e poi potranno visitare molto bene la villa. E questa è una bella possibilità perché ci sono tanti professionisti messi insieme, insomma diciamo che agevolate notevolmente anche gli sposi offrendo una giornata intera dove non devono andare una volta a cercare la location, una volta il fotografo, tutti lì. Tutti lì e poi volutamente in modo tranquillo, non abbiamo proprio abbiamo privilegiato l'open day al posto di una fiera proprio perché loro possano entrare in contatto con noi, ascoltare se avranno voglia le nostre relazioni che parleranno naturalmente di matrimonio e farlo con tutta la calma che ci vuole in queste occasioni. Raffaella, tu fai la wedding planner da quanto tempo e come sono cambiate le cose? Beh, io sono un po' diciamo una wedding planner che ha iniziato nei tempi in cui non si poteva neanche parlare alle spose di wedding planner perché forse non sapevano questa professione, non sapevano neanche che cosa fosse, però io avevo già iniziato perché avevo già in mente che comunque poteva essere una buona cosa organizzare il matrimonio nel suo insieme, ecco. Perché tu fai una cosa importantissima, gestire il tempo, quello che noi dovremmo dedicare per la preparazione del matrimonio, invece ti accogli un sacco di responsabilità. Tutto lo stress che dovrebbero avere le spose o gli sposi me lo prendo io assolutamente, però aiuto, penso almeno di essere molto di aiuto al fatto che loro possano essere più tranquille e poi comunque ritengo anche che il matrimonio seguito da un professionista abbia poi un risultato diverso. Naturalmente poi professioniste e professionali, le fotografie anche di Clara, il mondo della fotografia nei matrimoni, di questo parleremo tra poco sempre qui su Radio 19 con le ospiti di oggi che sono Raffaella Rimassa, wedding planner, e Clara Bigaretti, fotografa. Questa è la canzone dei tuoi figli, Clara? Sì. Amano cantarla a squarciagola. Sì, la sento in macchina tipo 7 volte alla e perché tutte poi le mattine. I bambini vogliono sentirle 1000 volte le canzoni che gli piacciono. Allora Clara, con te parliamo di fotografia perché nella giornata di domani, nell'occasione di questo evento 100% nozze open day, ci sarà una tua installazione che vuole raccontare con alcune foto il momento in cui la sposa indossa l'abito. Questo è quello che potremo vedere. Una fotografa come te viene assoldata per i matrimoni, quali sono le richieste più bizzarre che ti sono capitate e quali sono le tendenze in linea di massima? Ma io sono molto fortunata, nel senso che ho spose molto in sintonia col mio modo di lavorare, quindi io faccio matrimoni, fotografie molto normali, reportage, colgo delle cose, quindi è difficile che capiti delle richieste assurde. Certo che succede di tutto, succede insomma di prendere aerei, di finire in piscina, di tutto. Tu con la macchina fotografica? Sì, questo sì, è grave. Questo succede. Ogni matrimonio c'è qualcosa che ti rimane di unico perché vedi una casa che non hai visto, conosci delle persone. Ecco, perché questa cosa delle fotografie prima di arrivare in chiesa, durante proprio
la vestizione sono una cosa che qualcuno ritiene un po' troppo invadente, qualcun altro invece le richiede proprio per ricordarsi per sempre quei momenti. Io sono agevolata in quanto sono una donna, quindi... E sono una donna assolutamente normale, quindi mi metto in sintonia con loro e anzi spesso sono anche utile perché sono quella che magari mi fanno un'occhiata e tengo distante una persona che in quel momento non hai voglia di aver vicino e ti dice sì che stai bene col trucco, sa come si tira sull'abito, sa quando è il momento di uscire. Io ho voluto rappresentare quel momento perché è un momento molto privato. Dopo il matrimonio diventa pubblico, cioè diventa una cerimonia pubblica in cui ci si rappresenta davanti agli altri e si fa la navata, c'è tutta questa attenzione. Quel momento è un momento di cerimoniale profondo perché c'è tutta la preparazione, le persone care, però è un momento molto intimo. E è bello essere lì, è stupendo. Io lo chiedo perché servo, perché mi piace esserci, perché imparo a conoscerla, a conoscere le dinamiche e posso rappresentarle meglio poi. 100% nozze open day domani a Santa Margherita di Ligure, continueremo a parlarne tra pochissimo. Matrimoni, lo spunto ce lo dà un appuntamento per il weekend a Santa Margherita Ligure, a Villa Durazzo, 100% nozze open day. In studio tossisce la nostra fotografa, sorride la nostra wedding planner, stiamo parlando di quelli che sono gli appuntamenti che ci attendono domani. Intanto voi, mi togliete una curiosità, a quanti matrimoni alla fine partecipate ogni anno? Cioè siete sempre in abito da cerimonia anche voi? Assolutamente sì. Sì, certo. Io mi sono data un limite e ne faccio massimo 25 l'anno, massimo. Perché non riuscirei a stare dietro a... La fotografa comunque si deve vestire in una certa maniera anche. Sì, 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 sì. Io ho una sorta di divisa da militare, così sono invisibile però anche abbastanza seria, sì, sì. Dicevamo, gli appuntamenti che ci attendono domani a Villa Durazzo con degli operatori, con tante belle conferenze interessanti per conoscere il mondo dei matrimoni. Da dove iniziare? Al mattino apriamo alle 11 e al mattino gli sposi che verranno a trovarci avranno la possibilità di vedere, ecco, l'installazione di Clara oppure gli abiti di Sartoria Grimaldi, quindi gli abiti da sposa. Potranno proprio toccarli, vederli, ecco. Tessuti, esatto. Anche. Quindi un po' assaporarli, ecco. E poi ci sarà l'aperitivo di Capurro Ricevimenti, che è il banqueting esclusivo di Villa Durazzo, alle 12. Così uno già sa quello che eventualmente potrebbe essere il buffet del proprio potrebbe matrimonio. Essere. Sì, potrebbe avere degli spunti e poi parlare anche con loro, quindi dei consigli, suggerimenti. Ma anche lì usa la cena, il pranzo, cosa va di più adesso? Ma l'aperitivo lungo lo consigliamo sempre, così evitiamo di stare troppo tempo a tavola. E a tavola abbiamo ridotto al minimo anche solo un primo e un secondo, ecco, proprio perché la gente è golosa, però non vuole stare tanto a tavola, quindi si danno tante cose durante tutta la giornata, dall'aperitivo alla parte a tavola, al dopo cena, ai dolci, anche ad arrivare a cose in piena notte quando si inizia a ballare, eccetera. O perlomeno si continua a ballare, però evitiamo la parte lunga a tavola che poi diventa anche noiosa. Noia, poca attività. Poi sempre nel corso degli appuntamenti c'è una guest star che arriverà e racconterà un sacco di cose, ma di questo ve ne parleremo tra pochissimo. Fantasticando matrimoni meravigliosi in location strepitose con cibo ottimo, abbiamo la compagnia di una wedding planner, di una fotografa, Clara e Raffaella, che sono nei nostri studi oggi a raccontarci di questo evento che ci porta domani a Santa Margherita Villa Durazzo per l'evento 100% nozze. C'è anche un sito appunto dove viene raccontato il programma di domani che abbiamo letto prima. C'è una guest star, dicevamo. Sì, c'è domani, ci sono varie relazioni. Iniziamo alle 15 con Mi sposo in villa, che è il racconto, la descrizione di Villa Durazzo. Proseguiamo alle 15.30 con banqueting tra tradizione e sostenibilità, tenuto da Pippo Traverso di Capurro Ricevimenti. Poi ci sarò io con le emozioni del giorno più bello, per descrivere appunto i matrimoni nelle ville in cui saremo ospiti domani.
Continua scenografie floreali con creazione e suggestione del bouquet da sposa. E poi l'elenco delle relazioni terminano appunto con la nostra ospite Elisa Scarcella di The Dress. Elisa è una fashion consultant, curatrice anche del blog The Dress, e lei parlerà alle spose proprio su come scegliere l'abito da sposa perfetto. Perfetto, perché ognuno di noi comunque magari ha delle imperfezioni, però con l'abito riusciamo a creare... Con l'abito e con lei, e con lei. I suoi consigli. E con i suoi consigli. Stavo guardando sì il sito, dove fra l'altro descrive anche, oltre a matrimoni reali, matrimoni VIP, star red carpet. Vi è mai capitato qualche matrimonio VIP? Si può dire? Per privacy non si può assolutamente però dire. Però sì, mi state dicendo di sì, parole povere. Sì. E sono quelli che spendono di più realmente, oppure? Beh, sì, sono comunque abbastanza moderati, però sì, decisamente. Magari in cose, come si può dire? Superflue. Che sembrano molto semplici, ma poi così semplici non sono, sì. Sì. Però sono sì. Appassionanti, devo dire. Il tuo ricordo più bello, il tuo matrimonio più bello che hai firmato? Beh, io ne ho fatti tanti che ricordo sempre volentieri. Devo dire che ricordo, sì, sicuramente il posto dove li ho organizzati, oppure non lo so, gli addobbi floreali o la musica o alcuni particolari, però quello che mi rimane impresso di più è il rapporto che riesco a costruire con gli sposi. Cioè, ci sono degli sposi che mi sono rimasti particolarmente impressi e devo dirti che spesso sono quelli più esigenti, che però poi sono anche molto contenti, e quindi ti gratificano di più di una persona che sì, che è contenta, però essendo meno esigente ti ha tenuto meno in tensione. Ecco, io sto parlando adesso sto pensando a uno sposo in particolare, non so se mi ascolta, ma se mi ascolta forse sa che è lui, che veramente mi ha messo a dura prova, però poi quando alla fine mi ha dato la mano e mi ha ringraziato, me lo ricordo ancora adesso. Con grande stupore. Sì. Naturalmente, però dobbiamo dire anche una cosa, siamo anche nella regione che conta quasi più divorzi in Italia. C'è qualcuno che è venuto a restituirti il book fotografico? No? No, veramente c'è stata una coppia che non è mai venuta a ritirare le foto. E tu e io stai ho pensando, sospettato, visto anche come era andata la giornata, che fosse stato quello, quindi non ho né mai chiamato, né insomma ho rispettato il loro ho perso la giornata, loro hanno perso molto di più. Cioè, non ti hanno neanche pagato, quindi? No, però quello sinceramente è il meno. I rischi della fotografa, sì, vedi? E separazioni, sì, ne ho avuta una persona su in anni. Quindi possiamo dire che Clara Bigaretti comunque è porta fortuna anche se la soldate come fotografa. Magari. Va bene. Proseguiamo tra poco la nostra. E vuoi per l'appuntamento con 100% nozze che sarà domani a Santa Margherita Ligure, e vuoi anche per la chiacchiera delle due ospiti, Clara Bigaretti e Raffaella Rimassa, wedding planner, con le quali appunto abbiamo parlato di questo evento, degli ospiti che ci attendono, delle curiosità dei matrimoni, scelte musicali bizzarre ne avete sentito nei matrimoni che avete curato? Sì, spesso si usa proprio la banda, oppure sì, anche cose molto belle, jazz, poi c'è, adesso va un po' di moda agli anni 50, quindi sì. L'ultimo avevano tutto gli ottoni che rifacevano musica, insomma, contemporanea, però con gli ottoni, stupendo. Senti, una sposa che ti piacerebbe fotografare, un tuo sogno? Non lo so. Se potessi, una diva che magari al 20° matrimonio dice scelgo la Bigaretti. Ma non lo so, forse un reale, ecco. I reali, ecco.
per provare questa esperienza, no? Non so. Chi manca adesso? Scusami, potresti occuparti tu, Raffaella? Non abbiamo una principessa, il principino invece. Allora, chi c'è adesso che si deve sposare? Perché, mondo, perché loro non sanno che si perdono due nomi importanti sullo scenario del wedding. Diciamoglielo, cioè, siamo perché non qua. Ci chiamano? Harry, per le tue nozze, ecco, insomma. Arrivano. Ah, sì, forte, poi anticonformista. Sì, dai, sì, quello sì, ci lui. Piace. Quello che piace. Ma riuscite poi a trovare un personaggio, una comparsa che possa essere così attraente quanto Pippa Middleton per parlare di quel, far parlare di quel matrimonio a lungo? Perché lì la carta vincente è stata quella. Assolutamente, è stata indietro, sì. Sì. No, è impossibile. Ci possiamo pensare. Ci possiamo lavorare. Ci lavoreremo, sì. Allora, io mi congedo dalle mie ospiti. Domani sarà un piacere ritrovarvi. Speriamo anche con una bella giornata a Villa Durazzo. 100%nozze.com è il sito dove trovate anche tutte le indicazioni. Grazie a Clara Migaretti. Grazie, grazie a Raffaella Rimassa. Grazie. Buone nozze, grazie. Allora. Grazie. L'esperienza. Grazie.